diciamo, nel mio percorso di ricerca ho incontrato la figura di Leone Guerra e diciamo, la stagione del Partito Comunista sotto la sua direzione, occupandomi del movimento femminista degli anni 70 e del processo, diciamo, che conduce attraverso una dialettica conflittuale e lacerante quel movimento a dare, paradossalmente, perché inizialmente appunto il femminismo rifiuta un dialogo aperto con le istituzioni politiche e con i partiti politici istituzionali, dicevo, a costruire alla fine degli anni 70 un welfare state moderno e inclusivo dei diritti delle donne. E in particolare, lavorando sulla legislazione degli anni 70, ho preso in esame la vicenda che ha portato all'approvazione della prima e unica legge di parità del nostro assetto costituzionale, conosciuta come legge Anselmi del 77, e varata dal primo ministro del lavoro donna di Anselmi, con un valido apporto anche che viene dal Partito Comunista e in particolare dal responsabile femminile di Anselmi. Perché mi soffermo su questo punto? Perché non riusciremo a comprendere l'innovazione, la profonda innovazione dal punto di vista legislativo portata da quella legge, se non leggessimo il decennio 70 alla luce anche della profonda liberazione e riscrittura dei rapporti tra i generi che il movimento femminista in qualche modo era riuscito a far permeare non solo nella società civile ma anche nelle istituzioni politiche. E in questo senso dovremmo leggere con una lunga parabola quell'assetto di leggi che parte con il 1971 l'approvazione della legge di maternità per la tutela della maternità, la 1204, la riforma del diritto di famiglia del 1975, che di fatto, come lo definì Carol Pateman, scardinò per la prima volta l'assetto patriarcale, profondamente patriarcale del nostro corredo istituzionale, e poi la riforma del 77. Perché la riforma di parità è estremamente rivoluzionaria? I costituzionalisti allora parlano di una rivoluzione copernicana nel rapporto tra i generi, perché per la prima volta viene svincolato l'inserimento occupazionale delle donne nel mercato del lavoro dalla loro qualifica di genere, mentre l'articolo 37 della Costituzione fu un articolo profondamente dibattuto all'epoca della stesura della Carta Costituzionale, quindi che riconosceva l'inserimento occupazionale delle donne nel mercato del lavoro, che era legato all'articolo 3, all'articolo sull'uguaglianza dei sessi, mascherava ancora quell'articolo 37 in realtà un vizio di pregiudiziale di genere, perché poi riconosceva la tutela dell'essenziale funzione familiare della donna all'interno della famiglia, ed è proprio in quella binomio parità ma anche differenza che si è giocato fino agli anni 70 il rapporto dei generi dentro la famiglia, ma anche la collocazione delle donne nel mercato del lavoro e nelle relazioni sociali. Ed è proprio in questa capacità di rompere con questa tradizione profondamente patriarcale ancora del rapporto fra i sessi che il movimento femminista riuscì ad agire, perché altrimenti non capiremmo perché quelle leggi che poi furono varate dall'atto istituzionale riuscirono ad essere così efficaci. E qual è allora, appunto, in questa sede, cos'è utile ragionare rispetto alla posizione del Partito Comunista in quella stagione e la posizione di Berlinguer rispetto al movimento femminista
degli anni 70 che ha permesso poi al Partito Comunista stesso, alle donne che hanno lavorato alla stesura di quelle, diciamo, di quelle complesse leggi di riforma del welfare, di operare veramente un cambiamento. Citato Adriana Seroni, che fu una delle firmatarie e attive protagoniste della legge Anselmi, in particolare diciamo, si operò moltissimo per l'inclusione in quella legge di un articolo che oggi a noi sembra scontato e diciamo patrimonio del senso comune, ma allora fu rivoluzionario veramente, cioè la previsione di congedi parentali per il periodo, diciamo, 20 mesi di vita dei figli. E questa era veramente una rivoluzione copernicana, perché implicava diciamo, la possibilità per entrambi i coniugi di occuparsi della, diciamo, della crescita dei figli nella prima fase della vita. Diciamo, la posizione di Berlinguer rispetto a queste leggi, all'approvazione di queste leggi, è di ascolto e di recepimento. È stato detto questa mattina sia la relazione dell'avvocato, ma anche diciamo, nell'intervento di Eleonora Forenza, che diciamo, il movimento femminista poneva delle istanze non facilmente recepibili da diciamo, una organizzazione tradizionalmente legata a, culturalmente legata a posizioni emancipazioniste, quindi quel elemento di liberazione, di ritematizzazione del rapporto tra i generi in un'ottica di reciprocità e parità era diciamo, probabilmente difficile da accogliere senza riserve. E la posizione di Berlinguer è una posizione inizialmente, potremmo anche definirla difensiva, ma soprattutto, come ha messo in luce il recente libro di Guido Livori, per quanto riguarda il secondo Berlinguer, e questo appunto diciamo Eleonora Forenza lo sottolineava questa mattina, il secondo Berlinguer guarda alla, diciamo, alla stagione dei movimenti e in particolare al movimento di liberazione del femminismo degli anni 70 in modo partecipato e attento, e soprattutto si accorge dell'importanza di guardare diciamo, all'elemento culturale come un elemento, quindi al tema della rivoluzione culturale che è l'istanza forte del movimento di liberazione delle donne, che il movimento di liberazione delle donne poneva, come un elemento non meramente sovrastrutturale, ma come un elemento importante, no? Si diceva, perché senza la rivoluzione sessuale difficile è pensare, quindi senza una riscrittura del rapporto tra i sessi, difficile è pensare appunto alla rivoluzione socialista. Quindi includeva quel movimento e l'istanza portata avanti da quel movimento all'interno del, diciamo, del patrimonio culturale che faceva capo alla rivoluzione socialista, quindi al patrimonio del movimento operaio tutto. E mi sembra questa, diciamo, una testimonianza importante che ci fa comprendere anche la capacità di un pensiero, quello per Berlinguer, un pensiero profondamente dialettico, no? Di posizionarsi sempre all'interno di un angolo visuale che gli permette di essere sempre efficacemente pronto a dialogare e anche a rimettere in discussione posizioni consolidate. E ovviamente non è questa la sede per trattare più in dettaglio le questioni riguardanti quel vasto arco di riforme costituzionali del decennio 70,
che hanno veramente diciamo, rivoluzionato dal punto di vista legislativo quel quadro che appunto, come si diceva, profondamente patriarcale del nostro assetto istituzionale, e, però fu una stagione estremamente, diciamo, nonostante fu una stagione diciamo, tormentata in cui il movimento femminista sembrava in alcuni momenti profondamente incapace e chiuso alle istanze della politica e alla possibilità di dialogare con le istituzioni politiche, però effettivamente probabilmente senza quella evoluzione culturale, quelle leggi che hanno diciamo, portato a una di fatto diciamo, deideologizzazione della visione dell'inclusione femminile all'interno della società civile non si sarebbe prodotta. E mi fermo qui perché ovviamente questa deve essere una comunicazione.